All'interno di un classico Disney ci possono essere centinaia di personaggi e ogni personaggio può avere un ruolo completamente diverso, ma non c'è bisogno di dire che i personaggi più ignorati di tutti sono le comparse. Le comparse sono quei personaggi che appaiono all'interno del film, che magari hanno pure un doppiatore, ma che in realtà non hanno alcun ruolo. Servono semplicemente a rendere tutta quanta l'atmosfera molto più intensa. Non saranno mai fondamentali davvero per la trama e saranno perfettamente sostituibili. E io voglio farvi una classifica delle migliori comparse della storia dei classici Disney. Quindi la classifica sarà strutturata in questo modo. I personaggi più indimenticabili, ma che appaiono di meno sullo schermo. Quindi il rapporto fra le due cose sarà la classifica. Il migliore dovrà essere il personaggio che sarà più indimenticabile apparendo di meno. Ovvero sesto posto, la scoiattolina della spada nella roccia. Un personaggio tristissimo. Lei si innamora follemente di Rertu quando Rertu si trasforma in uno scoiattolo, così solo per sapere che cosa si prova. Alla fine della sequenza avrà il cuore completamente spezzato. E chiunque guardi quella scena rimane con un forte nodo alla gola perché che peccato, poverina. Lei si innamora follemente di Artù, ma non è in grado di capire che lui non è uno scoiattolo. E quando finalmente se ne rende conto, per lei c'è solo sofferenza. E persino Merlino, un personaggio tanto divertente, in una scena del genere ci resta male e deve dire ad Artù che purtroppo non c'è soluzione a questa sofferenza. È costretta a soffrire ed è così che va il mondo. Al quinto posto abbiamo di nuovo la spada nella roccia con Ser Pilade. Nel corso della trama non fa assolutamente nulla di utile se non dare qualche consiglio, ma seriamente, come si fa a dimenticare il suo movimento dei baffi? Al quarto posto abbiamo Vladimir da Rapunzel. In Rapunzel le comparse sono davvero tantissime e potrei nominare un sacco di personaggi, ma effettivamente quello che appare di meno nei sequel, eccetera, è Vladimir. Vladimir è questo gigantesco omone spaventoso che ha una passione particolare nel collezionare pony. Al terzo posto il cinese di Mucchia alla riscossa. A causa di un fraintendimento dovuto alla lingua, lui si ritrova a ricevere in regalo tre mucche. E fa una sola battuta in tutto il film. Una battuta che definirei indimenticabile. Al secondo posto il povero pittore di Hercules. Se non sbaglio, è effettivamente un pittore realmente esistito, ma sinceramente della storia dell'arte, cioè, io ho un vuoto intorno all'antica Grecia. Cioè, io mi ricordo di Apelle, mi ricordo la Venere di Milo, mi ricordo i Kuroi e Kuros, ma poi c'è un mistero. Sta di fatto che lui è un personaggio che non è possibile dimenticare. La sua sclerata finale, la sua rabbia infinita a causa delle sue difficoltà pittoriche è meraviglioso. Ma al primo posto, la comparsa senza la quale il film sarebbe meno bello, è l'omino del gelato di Lilo e Stitch. Si tratta di questo grasso turista che si trova alle Hawaii per i suoi motivi. Non sappiamo assolutamente nulla di lui, non sappiamo nemmeno se sappia parlare o che lingua parli, ma viene coinvolto in pochissime scene nel corso del film, generalmente scene in cui lui non è assolutamente protagonista, ma ogni sua apparizione è un momento epocale, indimenticabile. E voi avete altri personaggi Disney che appaiono pochissimo sullo schermo, ma che pensate che siano indimenticabili? Assolutamente meravigliosi? Nel sondaggio che potrebbe essere di qui o di qui, non, la destra e la sinistra sono una cosa complicata. Nei sondaggi troverete la mia grande domanda sul qual è, secondo voi, di questi il migliore. Perché l'omino del gelato è imbattibile.